Quindi è il sospettato numero uno. Non proprio. Jim Mullins sconta l'ergastolo a Oakville per aver ucciso due agenti durante una rapina in banca. Dobbiamo cominciare da qualche parte. Sam e io andiamo a interrogare Mullins. Kenzie, Dix, controllate se è sfuggito qualcosa sulla scena del crimine. Va bene, metto le scarpe da trekking. No, aspetta, questa cosa non mi pare giusta. Che problema hai? La scena del crimine è nei boschi, sai come mi sento nei boschi? Preferisci una prigione? Beh, veramente sì. Ok, giochiamo a sasso, carta e forbice. Sul serio? Perché no? Va bene, pronto? Boom! Kenzie, scarpe da prigione, andiamo alla prigione. Perché esulti? Carta batte sasso. Carta batte sasso? No, sasso strappa carta. Da quando? Da sempre. Non si gioca così. Tu sei cresciuto qui, io gioco con le regole della East Coast. Regole della East Coast? Sì, aggiornati. Non te la prendere, Dix. Ciao, buon divertimento. Sai una cosa? Facciamo sasso, carta, forbice. Ok. Allora, sei pronto? Come sempre. Secondo round. Via. Boom, sasso batte carta, ho vinto. Hai vinto. Carta copre sasso. E le regole della East Coast? Hai detto tu che preferivi quelle della West Coast. Tu? Io non avevo... Vai a fare i favori alla gente. Non odiare chi gioca, ma il gioco. Bene. Ehi, ma quello è l'ultimo pezzo di torta? Già. Mm-hmm. Io me lo giocherei a sasso, carta, forbice. D'accordo. Stavolta se vinco io... Ti rasi a zero. Rasare a zero? Sì. Anche le sopracciglia. Andata. Ok. Regole della West Coast. Regole della West Coast. E ti dico anche che adesso tirerò sasso. Sei pronto? Vai. Sasso batte forbice. Torta al cioccolato? Com'è? È buona? Mm-hmm. Ogni guerra è basata sull'inganno. Il più importante principio di Sun Tzu. E quando hai a che fare con uno che conosce bene l'arte della guerra, penso che il miglior inganno a volte sia dire la verità. Come mai la festa è qui? Senti, Sam, com'è andata quella cosa alla scuola di tua figlia? Sì, è vero. Sei stato il papà più in gamba? Il secondo papà più in gamba. Chi è riuscito a impressionare un branco di ragazzini più di un papà vestito da astronauta? Un papà vestito da marine.